Ciao a tutti, buongiorno, bentornati. Allora, oggi siamo qui dopo un po' di tempo con uno spacchettamento, perché a noi gli spacchettamenti ci piacciono tanto. Per la precisione, questo sarà uno spacchettamento di Shein. Direi che questo è un po' uno spacchettamento mezzo fra l'inverno e la primavera e l'estate, perché ci sono delle cose prettamente invernali e poi delle cose invece proprio più estive e delle cose perfette per la mezza stagione. Quindi insomma, un po' un mix di temperature e di robe, con la sicurezza che però tutte le cose che vedrete sono sicuramente molto 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 particolari. Quindi forza, coraggio e direi di cominciare subito. Da questa giacca qui, la forma della giacca è veramente pulita, minimale e ha diverse particolarità. Innanzitutto la manica a tre quarti, quindi non ha una manica lunga, pur essendo invece il taglio della giacca piuttosto lungo. Assolutamente la chiusura, che è questa chiusura centrale, praticamente senza bottoni, ma con questo gancio che unisce due lembi del cappottino. Terza particolarità, cosa ve lo dico a fare, sono gli embroidery, perché queste sono applicazioni, questi aironi bianchi con il fondo delle ali rosse, stupende, fatte benissimo. Tra l'altro, tutte le persone che ieri ho incrociato in giro mi hanno fatto i complimenti per l'outfit e per la giacca, quindi magari vi farò vedere anche come l'avevo abbinata perché avevo valorizzato i dettagli rossi. Rimaniamo sempre sul rosso e vi faccio vedere questo, che è assolutamente uno dei miei pezzi preferiti. Questo l'avete già visto in un altro video, se non l'avete visto vi trovate l'outfit in cui l'ho abbinato che vi appare qui in una schedina. È questo golfino, secondo me perfetto per la mezza stagione perché è un golfino che è assolutamente valorizzato, naturalmente senza giubbotti, senza cappotti sopra, perché la particolarità più grossa, a parte il colore incredibile, sono sicuramente questi sbuffi nelle maniche, ma è un golfino piuttosto pesante, perfetto per queste stagioni di transizione in cui, ok, è caldo, ma non troppo caldo, e quindi è bellissimo. Il dettaglio di ruche, di queste ruche pesanti sulla manica abbinato a questo colore, fa veramente bellissimo. Rimanendo sempre sui colori caldi, altro golf stupendo, anche questo liscio ma molto particolare, è questo golf color mattone. E anche questo secondo me è perfetto per la mezza stagione perché ha delle particolarità strutturali di forma che lo rendono perfetto per essere portato appunto senza cappotto. Prima particolarità, sicuramente nelle maniche molto molto lunghe. Come vedete, il collo è tagliato, praticamente tagliato a fresco a metà. Il resto del collo è formato da questo laccio che poi scende giù, va portato libero, che cade davanti, insomma, sul fronte del golf. È la cosa che rende questo pezzo veramente tanto particolare, nonostante poi come capo sia molto basic. Uno dei pezzi sicuramente più impegnativi, secondo me più belli di tutti, è questo vestito incredibile. Scusate, cos'è? Allora, è questo vestito lunghissimo, arriva fino ai piedi, lo devo portare a scorciare. Questo secondo me è perfetto proprio per l'estate, per una serata estiva, anche se può essere adattato anche per la mezza stagione con un capo bello pesante in contrasto con la delicatezza del vestito. È proprio fatto completamente di paillette. La cosa bellissima è che la paillette è di un colore sobrio, sobrissimo. Non so come risulta in macchina, ma è praticamente un bronzo scuro, un bronzo smorto. E quindi, nonostante il vestito sia complicatissimo, sia veramente, cioè è completamente ricoperto di paillette fino ai piedi. Questo colore fa sì che non risulti tamarro, che non risulti esagerato. Mi piace tra l'altro molto che questa pesantezza del tessuto dato dalla paillette, dal sequin fittissimo, sia alleggerito dalla forma che è molto molto nuda perché ha uno scollo praticamente a V che copre soltanto il seno, lo spallino molto sottile tipo lingerie e anche la schiena piuttosto scoperta. Lo trovo veramente 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 stupendo. È un vestito molto particolare, è un vestito complicato sicuramente da portare. Immagino già sfilare con questo in una serata estiva super calda con i capelli portati su e degli orecchini belli a candelabro. Naturalmente, come in tutti i miei ultimi haul, non potevano mancare dei pantaloni. Direi di cominciare da questo jeans. È questo jeans semplicissimo nella parte alta, molto molto stretch, infatti sembra molto molto piccolo, ma in realtà è veramente stretch, quindi calza alla perfezione. Un tessuto sottile, quindi un tessuto estivo che va aderente fino all'altezza del ginocchio. E poi ciao, perché finisce con questa campana pazzesca. È una campana larghissima e anche tagliata sul fronte. Dato che il tessuto è molto molto elastico, stirato, il tessuto curva. Non riesco a stirare il pantalone lasciando la frangia esterna. Non so come risolvere questa cosa, che non è un grosso problema perché il pantalone è comunque incredibile, ma se avete qualche consiglio fatemi sapere, insomma. E passiamo quindi al secondo pantalone. Questo è molto più liscio, molto più semplice, ha la vita leggermente ondulata, è una vita molto alta. Il pantalone, anche questo, è stretch e aderente, calza alla perfezione perché è un tessuto anche questo piuttosto leggero ed estivo. La particolarità di questi pantaloni è di nuovo sul fondo perché il pantalone è un pantalone crop, ma che finisce anche questa volta con una campana. Questi non l'ho mai indossati, non vedo l'ora di indossarli, me li immagino abbinati a degli stivaletti bassi
sì, un colore un po' pop per quanto riguarda il sopra. Rimaniamo sempre su un pantalone nero, questo è un pantalone che è già uscito su Instagram, se non mi seguite su Instagram andate, ma soprattutto abbiamo superato i 40.000 su 21 Buttons, quindi grazie, grazie a tutte. Se ancora non avete l'app dei miei outfit, dove potete cliccare direttamente per comprare quello che indosso, trovate il link nell'info box. E niente, è uscito un outfit appunto con questi pantaloni. Sono dei jeans neri, questi non stretch, hanno una forma un po' mom jeans, quindi una forma non molto aderente ma neanche molto larga, è una forma un po' appunto anni 80 direi. Il jeans è un jeans classico, 5 tasche, manca tutta la parte frontale del pantalone che va dalla coscia praticamente alla parte sotto il ginocchio. Passiamo a una cosa stranissima, sicuramente questa fa parte della categoria kitsch, non so se mi sento pronta a farvelo vedere, è questa qui. Uno smanicato che è nella parte frontale composto da tutte queste paillette di mille colori, sono gialle, blu, verdi, fucsia. Sono abbinate in modo veramente, veramente trash con un jeans nero sfrangiato al lato che poi come vedete rimane assolutamente completamente aperto sulla schiena. Non ho mai avuto una roba del genere, kitsch, kitsch, kitsch. Potete dirmele di tutte, accetto qualsiasi commento a questa cosa. Che poi è un po' una casacca Aladdin, però un Aladdin bello tamarro. Questo top mi sfida, mi sfida. Ok, l'ultima cosa primavera e estate, poi passiamo alle tre cose invernali bellissime che però ho lasciato sul fondo. Questi pantaloni della tuta rosa, il rosa è rosa terme, secondo me è perfetto per questi pantaloni. Sono pantaloni che per il tessuto, l'uscita del tessuto, il colore e la banda sportiva laterali sono un po' come dei pantaloni da boxer, diciamo. Questi cadono morbidi, abbastanza morbidi lungo tutta la gamba, e poi finiscono anche questi non propriamente come vedete dritti ma con una leggera campana e si aprono sul fondo. Questi pantaloni secondo me sono da abbinare in modo particolare, cioè da abbinare con un tacco, con una scarpa in contrasto a punta, non con una scarpa, o forse stanno bene anche con una scarpetta bianca, non so, devo capire, devo vedere. Comunque sono bellissimi e spero di farveli vedere indossati presto. Passiamo agli ultimi capi, appunto quelli invernali, e direi di partire da questo. È una felpa morbidissima e cucciosissima di questo tessuto morbido, appunto pesante. Tra l'altro è morbido all'esterno ma ha una foderatura che fa sì che insomma il tessuto così pesante non vada a diretto contatto con la pelle, e poi è questo rosa super terne nella parte superiore e poi finisce con questo dettaglio pazzesco che è questa pelliccia di un rosa leggermente più scuro, di un rosa leggermente più acceso ma che si mixa perfettamente con il rosa superiore e che la chiude sul fondo, la rende particolare. Mi piace da morire, mi piace da morire. Anche questa non sono riuscita ancora a metterlo perché era troppo freddo per uscire solo con questa, era troppo caldo per metterla sotto. Questa settimana riuscirò a mettere anche questa, quindi ciao! Altro capo stupendo, questo montoncino che ciao! Questo montoncino corto, un po' da Top Gun, sulla parte esterna è composto da questa finta pelle invecchiata. L'interno è completamente ricoperto di pelo, per questo è un po' appunto pesante per questa stagione, anche se secondo me per la sera con una canotta sotto e basta, con un look molto ciao mi metto un capo intimo e una cosa pesante sopra, può essere molto sexy e molto figo anche adesso. È ricoperto da questo pelino beige, quindi non è proprio bianco ma è un beige piuttosto caldo, piuttosto scuro. Mi piace tantissimo perché i dettagli non sono marroni ma sono prugna, quindi tutte le rifiniture, le cuciture, le cinte, le tasche sono bordeaux, quindi c'è un ulteriore colore nella giacca che la rende particolare, gli dà un ulteriore dettaglio e mi piace veramente da morire tantissimo. L'ultima cosa, poi chiudiamo, altro cappotto, oddio è incredibile, anche questo invernale, perché questo è nella parte esterna fatto di suede, una suede morbidissima nera o super opaca, è un taglio piuttosto lungo quindi anche caldo perché arriva sul ginocchio, e anche questo ricoperto internamente di pelo, questa volta bianco, e il bianco va in contrasto col nero dello suede, quindi crea un contrasto anche forte perché tra l'altro suede opaco e il bianco a contrasto, sbam. Sono contentissima di averlo ordinato nonostante la stagione un po' al limite perché mi piace da impazzire, cioè, ma vi giuro da impazzire, e magari l'anno prossimo non l'avrei trovato e sto cercando un montone così lungo e così particolare nonostante sia bianco e nero, non lo so, da inizio stagione non ero mai riuscita a trovarlo, ciao proprio, ciao. Va bene, niente, io ho finito, il prossimo video che uscirà sarà un video specialissimo. Se non siete iscritti iscrivetevi, attivate le notifiche con la campanella perché arriverà il primo di una serie di video bomba. E quindi vabbè, spero vi piaccia e spero vi sia piaciuto questo haul. Fatemi sapere come sempre qual è il capo che vi è piaciuto di più e qual è il capo che vi è piaciuto di meno, e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!